Ciao a tutti ragazzi, sono qui con Stoff Gamer. Oggi andiamo a parlare su tutto un mini recap su tutto quanto riguarda questa Champions League. Ma prima sempre invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un like, attivare la campanella per essere aggiornati sui miei contenuti. Parliamo prima del Napoli e dell'Inter, che erano le prime due partite soprattutto di questa Champions League. Partite veramente importanti, partite dove il Napoli ancora dimostra di essere in forma, un grande Napoli. Veramente un attacco veramente fantastico del Napoli, e ricordiamo ancora che manca Osimhen su tutto l'appello, un Napoli con Raspadori veramente in forma, Simeone che da subentrato dimostra sempre di essere un grande giocatore, e segna sempre, ora ha fatto due gol in Champions League, un gol in Serie A, e Raspadori ne ha fatto due in Champions League. Davvero importanti questi due. Napoli che dimostra anche di avere una grande difesa. Grande Meret che giorno dopo giorno migliora su tutte le sue prestazioni. Ha fatto veramente due parate veramente pazzesche. Un 6-1, brutto a digerire per l'Ajax, che dimostra di avere delle, soprattutto dei punti deboli e soprattutto dimostra di avere delle carenze. Un Ajax che scende in campo, va in vantaggio e poi subisce tutta una brutta badossa per quanto riguarda il Napoli. La partita con l'Inter-Barcellona, dove l'Inter vince con 1-0, partita che momentaneamente salva un 30% l'allenatore Simone Inzaghi. Una partita dove Xavi veramente esce arrabbiato dal campo. Per il fatto soprattutto del fallo di mano di Dumfries in area di rigore, quel tocco di mano che l'arbitro va al VAR e poi decide di non dare calcio di rigore, una brutta serata tutto quanto riguarda il Barcellona, che nonostante tutto questi errori arbitrali, che sono brutti da vedere, soprattutto possono capitare anche ad altre squadre. E possono soprattutto cambiare le sorti di questa Champions League. È davvero brutto vederli soprattutto in campo. L'Inter si porta a casa questi 3 punti con un gran gol di Calhanoglu, ma è brutta tutta la prestazione soprattutto brutta tutta la prestazione del Barcellona, che non riesce a trovare il gol del pareggio. Oltre all'episodio brutto, all'errore arbitrale che poteva costare soprattutto all'Inter il pareggio e quindi noi 3 punti che sono veramente importanti per continuare questo girone. Ora l'Inter si trova a quota 6, il Barcellona a quota 3 e il Bayern Monaco a quota 9. Parliamo ora della Juventus e parliamo del Milan in particolare. La Juventus riesce a trovare la prima vittoria in Champions League. Dopo 3 batoste con il Paris Saint-Germain e con il Benfica, la Juventus riesce a trovare questa vittoria con un grande Di Maria che fa ben 3 assist, 2 Rabiot e con una grande doppietta Rabiot del francese e 1 a Vlahovic. Vlahovic fa una grande esultanza, l'esultanza è quella di spolverare soprattutto il piedino di Di Maria che fa 3 assist in questa partita. Regala ai tifosi questo 3-1 dopo il 3-0 contro il Bologna. Juventus vince anche in Champions League. Due risultati positivi che mettono, non mettono, ci cioè salvano soprattutto anche l'allenatore Massimiliano Allegri. Ora parliamo del Milan. Milan che prende veramente un brutto KO. Milan che non riesce, prima del gol subito, stava giocando veramente una grande partita, poi subisce per alcuni errori difensivi, subisce il primo gol, altri due sono per errori individuali, soprattutto difensivi. Un Milan che trova un Tomori non all'altezza in questa partita, ma sappiamo che qualità ha Tomori. Anche Kalulu ha fatto un errore tutto sul terzo gol, se non sbaglio. Un Milan che deve rialzarsi, un Milan che ha visto la supremazia su tutto il Chelsea. In Premier League si gioca un altro calcio, ricordiamo sempre, si gioca tutto
con grande intensità e grande velocità. Milan deve soprattutto adattarsi, soprattutto alle squadre europee. Un Milan che ha 4 punti, non c'è nessuna paura, non bisogna iniziare a dire che il Milan è scarso dopo questa sconfitta. Ora ci dobbiamo rimboccare le maniche e dobbiamo provare, dobbiamo dimostrare tutto contro la Juventus. Un Milan che ha 4 punti, il Chelsea che ha 4 punti, Salzburgo ha vinto e ha 5 punti, quindi non si deve preoccupare. È stato tutto, sono degli errori che, dove bisogna migliorare. Abbiamo preso veramente un brutto KO dal Chelsea, che con il cambio del nuovo allenatore sta facendo veramente bene. Il gol dell'Est di Aubameyang, che nelle sue dichiarazioni dimostra di premiare Leao, che è un grande giocatore, ma che deve dimostrare ancora tanto, e in queste partite doveva dimostrare ancora tanto. Poi ha fatto anche complimenti al Milan, che è una grande squadra, è davvero forte, ma soprattutto l'intensità di gioco del Chelsea ha veramente neutralizzato la nostra squadra. Bisogna rimboccarci le maniche, bisogna in fretta recuperare Maignan, perché tanto Lozano veramente è una cosa inguardabile. Tomori e Kalulu, con l'assenza di Theo Hernandez, non trovano più quella sicurezza che avevamo prima. Devono dimostrare di nuovo di che pasta sono fatti contro la Juventus. Tomori è un grande giocatore, ma in questa partita veramente primo KO. Partiamo anche dell'argomento quanto riguarda De Catelier, che non ci siamo con questo giocatore. Questo giocatore deve dimostrare ancora tanto e deve dimostrare il valore che il Milan lo ha comprato e sta facendo veramente un buco nell'acqua in questo momento, e rischia anche il posto titolare contro Juventus, perché se gioca in questo modo, Pioli sicuramente prenderà al suo posto, metterà al suo posto un altro giocatore. Parliamo di Brian Diaz. La formazione sicuramente cambierà contro la Juventus, e spero che il Milan si rialzi da questi errori, che ritorni ad avere quella grande difesa che aveva l'anno scorso. E bisogna anche recuperare infortuni come Magnan e Theo Hernandez. Bene ragazzi, questo è tutto quanto riguarda tutto l'analisi di queste 4 partite. Sono contento per Inter, Juventus e Napoli. Dispiace per tutta la mia squadra, che ha preso veramente un brutto cappone da parte del Chelsea, ma ci dobbiamo rimboccare le maniche e rialzarci e portare ancora risultati positivi a casa e vivere grandi emozioni con il nostro Milan. Sempre forza Milan, ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi.